tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco Delia e oggi vi voglio fare un video in cui i miei capelli non aiutano perché è un video sui capelli che mi hanno richiesto, me lo continuano a chiedere tutti i giorni no, però me lo chiedono spesso ed è: Marco, come faccio a non avere i capelli spezzati? Mi dicono: ok Marco, ho visto i tuoi video sulla routine, ho visto i tuoi video su come avere i capelli giusti, ho visto i tuoi video sui prodotti giusti da utilizzare, ho visto i tuoi video su come mantenersi una routine sana per non stressarli, farli fatti bene eccetera, farli crescere di più, però mi si spezzano, però sono brutti, però sono crispi, però nel momento in cui mi alzo la mattina sono un disastro, che cosa fare? Allora, io vi posso dare dei consigli. Il primo consiglio, perché sono errori che faccio anch'io, ogni tanto mi capita, ma che cerco di non fare, perché insomma non è neanche facile nel momento in cui i capelli lunghi non farli spezzare, più sono lunghi ovviamente più è facile spezzarli, però tutte le cose a cui faccio caso e che ho anche imparato come mia esperienza personale, la prima cosa è ovviamente, se non avete guardato i miei altri video, dategli un'occhiata, perché uno, avere una routine sana, quindi cercare di non stressare troppo i capelli, fare non troppe docce durante la settimana, il giusto, utilizzare i prodotti giusti per il tuo tipo di capelli, meglio prodotti naturali almeno per un periodo, provare varie cose, provare vari prodotti, quelli che vi vanno meglio, utilizzare anche delle maschere, ragazzi, l'olio, gli impacchi di olio magari prima della doccia fanno bene, quindi saper curare i propri capelli nel modo corretto, quello è l'essenziale, perché io non posso spiegarvi come non far spezzare i capelli se non avete neanche le basi su come si trattano bene i capelli. Quindi prima cosa, trattateli bene, imparate a trattarli bene e quella è la base. Seconda cosa, ovviamente anche questa è la base, è avere una routine sana anche a livello di sé, quindi semplicemente il fatto che uno beva tanta acqua, il fatto che uno prenda le vitamine giuste, il fatto che uno mangi nel modo corretto, non mangi magari troppe cavolate o magari non sia con dei problemi corporei, ma che abbia una routine sana, che magari abbia poco stress nel corpo, quindi fare anche yoga, meditazione, tutte cose che aiutano a ridurre lo stress, il metodo Wim Hof, imparare magari anche a fare le docce fredde, tutte cose che rinforzano i capelli, perché se un corpo, ragazzi, i capelli sono una parte, un'estensione del corpo, quindi se il corpo è sano ed è forte e robusto, anche i capelli lo saranno di più. Ovvio che per genetica c'è gente con capelli più robusti, c'è gente con capelli invece un po' più fini, ma ci sono anche dei prodotti apposta o comunque degli integratori apposta che vanno ad aiutare ad ispessire il capello. Si può prendere anche ad esempio l'omega 3, l'omega 3 aiuta molto, ma anche già solo mangiare più proteine di quanto mangi una persona a media può aiutare sia a creare massa muscolare, ma anche in tutto ciò che riguarda la crescita di peli, capelli, unghie, eccetera. Ovviamente ragazzi, senza esagerare mai, testate, vedete sul vostro corpo come vanno le cose e vedete, e cambiate in base anche alle vostre necessità. Quindi bere tanta acqua, avere una routine sana e anche allenarsi, ragazzi. Allenarsi aiuta molto. Ma qua arrivano i consigli pratici. Che cosa fare? Ok, ho tutto questo a posto, però mi sto allenando, devo legarmi i capelli e quindi legandomi i capelli mi si spezzano. E qua inizia il primo consiglio, ragazzi. Uno, ovviamente cercate di legare i capelli il meno possibile. E fin qua dici, ok, facile, fin con i capelli corti. Quando i capelli lunghi inizia a essere un po' difficile. Più sono lunghi, più è difficile non legare i capelli. Cercate di farlo il meno possibile, perché vedo che ci sono ragazzi che proprio vivono con i capelli legati. Cioè proprio il loro taglio è quello di averli legati. Quindi ovviamente i capelli si spezzano. Più sono legati e più sono in stress. Ricordate che comunque, in ogni caso, uno, potete imparare a fare magari un nodo fatto bene, ci sono vari video online su come farli, diciamo, meno stressati, meno tirati, e due, diciamo, si possono legare in alcune occasioni, ma cercate di non legarli sempre, e se li legate fatelo bene, come vi ho detto, e non tirateli troppo, e magari utilizzate delle cose apposta, quindi io ad esempio utilizzo questo, non è sponsorizzato ma è della Off Topic, che sono semplicemente degli elastici in seta. Quindi la seta aiuta tanto a non strappare. Oppure ci sono alcuni altri elastici che io avevo qua ma non li trovo più perché non mi sono trovato bene, ma dipende dal vostro tipo di capello. Ve lo lascio, vi faccio vedere qua la foto, vi lascio tutto in descrizione se volete dargli un'occhiata, vi lascio anche i link ai miei altri video. Quindi diciamo utilizzate magari dei prodotti corretti. Altra cosa, se ad esempio andate in moto, avete il casco, mi chiedono spesso cosa fare, perché in moto si spezzano, si rompono eccetera. Esistono sempre delle fasce in seta, delle cose che si possono mettere, oppure degli interni caschi, dei rivestimenti per dei caschi interni
di seta in modo che non fanno rompere i capelli, e in più ragazzi, nel momento in cui uscite non sono crespi e neanche si perde la capigliatura, quindi neanche si perde, diciamo, lo stile che avevi dei capelli prima, non vanno a pettinarsi troppo, quindi anche quello. E terzo consiglio per la seta, questo è un must, ed è la federa in seta, ragazzi, compratevi la federa in seta. La federa in seta magari andrete a spendere un po' di più, ma è un investimento, perché sia per la pelle che per i capelli aiuta tanto, non raccoglie la sporcizia quanto il cotone, fa in modo che i capelli non si spezzino, o almeno molto meno, non perdano la loro forma quando si lavano, durano di più, quindi neanche per la pelle va molto bene, per la sporcizia, meno rughe, meno sporco, meno acne, più fresco, fa respirare di più il tutto e non fa spezzare il capello, o comunque lo fa spezzare meno, lo fa piegare meno, la natura rimane, eccetera. Quindi questa anche è una cosa molto importante, ragazzi, ricordatevi la federa in seta. Un ultimo consiglio che vi posso dare è quello di utilizzare dei prodotti di styling finita la doccia. Quindi nel momento in cui finite la doccia, io da quando ho iniziato a farlo i miei capelli sono molto meglio, almeno per i primi giorni, fino a che non arriva la prossima doccia. Insomma, ragazzi, non è che potete avere i capelli perfetti ogni volta, però per i prossimi giorni, nel momento in cui finite la doccia, come vi ho sempre insegnato, invece di asciugarli col phon, che li rendono super crespi, li indeboliscono, li vai a spezzare, li scranci con un bel panno in microfibra o in cotone, fai cadere tutta l'acqua e poi li lasci asciugare un po' naturalmente così, lì puoi applicare dei prodotti di styling anticrespo. Comunque io ad esempio adesso utilizzo quelli di Moroccan Oil, ma potete utilizzare quelli con cui vi trovate meglio, attivatore di ricci oppure definizione ricci, quelli con cui vi trovate solo sulle punte, e vedrete ragazzi che aiuta tantissimo a definire il riccio, a renderlo più bello e anche a togliere il crespo e a non farli spezzare perché li rinforza. Ci sono anche idratanti, ci sono anche leave-in conditioner, quindi che rimangono lì, ci sono varie cose che si possono fare oltre alle maschere, agli oli, e durante, quindi vi dureranno di più, e quei giorni in cui proprio vedete che vi alzate e non sono messi il massimo, magari un filino d'acqua, ma proprio c'è, cioè un filo solo sulle mani così, e semplicemente mettete giù le diciamo le ciocche che sono andate su, oppure ridefinite un attimo il riccio con la mano, ma senza toccarvi troppo i capelli. Non toccatevi troppo i capelli, andrete a sporcarli, a rovinarli e a romperli. Piuttosto, nel momento in cui, anche questo è un ultimo consiglio che vi posso dare, è nel momento in cui fate la doccia, quando avete il conditioner, ma se avete già visto i miei altri video l'avrete già, è parte del consiglio 1, quando avete il conditioner, quindi il balsamo o la maschera, dopo che li tenete per 5-10 minuti, e il mio consiglio è più li tenete meglio, fidatevi, è, non ovviamente all'infinito, è di utilizzare un pettine a denti larghi, soprattutto di legno. Se ci sono dei legni che sono fatti apposta per non essere statici, quindi che evitano che il capello poi vada a incresparsi o comunque a rompersi, a rovinarsi, e vi lascio anche quello in descrizione, un pettine pazzesco, utilizzate quello che aiuta molto, quindi modificate insomma un po' gli oggetti che avete in base anche a quello, e vedrete che sono piccoli accorgimenti che in realtà aiutano un sacco. Beh ragazzi, ovviamente altre cose per evitare che si spezzino è non colorarli, non schiarirli, comunque evitare la piastra, tutte cose che possono andare a stressare il capello ovviamente, e anche ogni tanto andare dal parrucchiere, anche se li state facendo crescere, andare al parrucchiere per tagliare le punte, almeno il cambio di stagione, per rinforzarli, per tenerli forti. E una cosa che aiuto è quando si è dal parrucchiere, ci sono degli impacchi che possono aiutare, con le proteine, la creatina o comunque degli impacchi in base al vostro tipo di capello, che possono aiutare. Io ad esempio utilizzo l'Olaplex ogni volta che vado dal parrucchiere, e non è sponsorizzato né altro, però veramente mi aiuta a ricostruire bene il riccio e lo fa durare per un bel po' di mesi, lo ricostruisce bene tutto il capello fin dalla radice, quindi aiuta proprio a evitare anche che siano crespi e altro. Quindi ecco qua ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, lasciatemi nei commenti che cosa ne pensate, vi lascio tutto in descrizione, i video e i prodotti che ho menzionato, seguitemi su Instagram se volete darmi un'occhiata, o anche un mio canale in inglese se volete dargli un'occhiata, scrivetemi anche sui DM per qualsiasi cosa, e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!